Pescara TV. Forza Pescara TV. Beh, allora questa è la televisione che si dice in questa casa. Presidente Chiodi, 23 maggio 2012, l'onore e l'onere di premiare il Pescara neopromosso in Serie A. Sì, perché per l'Abruzzo è una cosa molto importante, immagino per la città di Pescara, ma io ti assicuro che per tutto l'Abruzzo. Io ho visto festeggiare a Teramo, ho visto festeggiare all'Aquila. E avere una squadra in Serie A significa anche ruolo e rango alla regione Abruzzo. Il Pescara è nel massimo campionato di calcio, quindi stiamo parlando proprio dello sport più seguito in assoluto. Poi l'Abruzzo ha anche il Teramo Basket nel massimo campionato di basket, l'Aquila Rugby nel massimo campionato di rugby, cioè voglio dire, anche altre realtà come la Micacci, però insomma questa è quella che dà, insomma, lo sport, il calcio è lo sport più amato degli italiani e non solo degli italiani, quindi per noi è un motivo di fierezza. In che modo può essere questo approdo in Serie A del Pescara un volano per il turismo, per l'economia e per tante altre attività dell'indotto abruzzese? Guardi, non è una cosa diretta, perché non è una cosa diretta, ma è una cosa indiretta. Quando una regione è in grado di avere squadre prestigiose, quindi significa anche società che sono in grado di esprimere queste squadre prestigiose, e quindi anche un sistema economico ed imprenditoriale che è in grado di sostenerlo. Quando starà sempre sulle pagine dei giornali principali e anche delle televisivi, si parlerà di Pescara, verrà immediatamente far parlare dell'Abruzzo e l'Abruzzo diventerà più noto, diventando più noto avrà dei vantaggi indiretti in questo senso, e quindi per noi è molto importante. In conclusione, due parole dal presidente della regione Chiodi sul mister Zeman, il principale artefice di questa cavalcata straordinaria. Io non voglio parlare al presidente della regione per Zeman, lo farei per tanti altri, perché alcune volte ecco il presidente della regione per investe istituzionale. Io vorrei parlare da uomo. Secondo me Zeman è un uomo che ha delle doti straordinarie di carisma, una persona che parla poco. Noi tanti politici vorremmo tanto assomigliare a lui, io vorrei molto assomigliare a lui. Mi piace parlare di meno e lavorare di più e fare i fatti. Poi in politica questo forse non paga, forse anche nemmeno nel calcio, però dopo, quando la sostanza c'è come c'è in Zeman, queste cose si superano. Ha un carisma straordinario, un uomo pulito, onesto, come io dico sempre che i politici vanno dai delinquenti agli statisti, così anche nel calcio vanno dalle persone oneste, serie, competenti come Zeman ai delinquenti che si vendono le partite. E quindi devo dire che il fatto che poi, ecco, sono contento per lui, perché è una di quelle persone che ha pagato anche la sua onestà, il suo modo di essere, però c'ha una dote, quella dote che a me piace dei grandi uomini, anche dei calciatori, dello sport, cioè puoi anche cadere, anche cadi tante volte, ma ti rialzi subito. Questa è la cosa importante nella vita. Grazie.